Chiuso via in questo istante la finale di Milan punti riservata alla ragazzi 12 maschi. Quello della campana meno 7, superato questo passaggio sul traguardo prossimo, targato meno 6, verranno assegnati i primi punti validi e disponibili per gli atleti che riusciranno a conquistarli. Punti dei meno 6, attenzione atleti, punti validi sul prossimo traguardo. Punti in palio per voi. Forza Mark, dai Mark! Ugo! Ha guadagnato due punti il concorrente numero 78 con Simone, e ne ha guadagnato uno il concorrente 47 Serra Luca. E 6 giri al termine, mancheranno 5 giri al prossimo passaggio tra punti validi. Dai Mark! Dai Mark! Dai! Ha guadagnato il concorrente numero 267 Borsani Pietro, e ne ha guadagnato il concorrente numero 78 Manzoni Simone, che sale a 3 punti conquistati complessivamente a questo momento della gara. Quanto alla conclusione con la punti validi, attenzione a te. Guadagna due punti il concorrente numero 108 Fiorini Gabriele, i suoi primi due nello svolgimento della gara, ed un punto lo conquista ancora il concorrente numero 78 Manzoni Simone, che dei tre in suo possesso in previdenza si porta 4 punti. Siamo a 3 giri dal termine, naturalmente per la testa della gara che sta sopraggiungendo in questo istante. Partiti sotto! Guadagna 2 punti il concorrente numero 267 Borsani Pietro, ne aveva 2, sarà 4. Dai Mark! Guadagna 1 il concorrente 47 Serra Luca, ne aveva 2, ne aveva 1, sale a quota 2. Siamo ai 2 giri dalla conclusione, 2 giri soli dal termine, ancora punti validi per questi atleti. Guadagna 2 punti il concorrente numero 47 Serra Luca, che sarà 4 punti, e 2 il concorrente 267 Borsani, che si porta 5 punti totali. Siamo all'ultimo passaggio, quello della campana, verranno assegnati gli ultimi punti volanti. Ha guadagnato 2 punti il concorrente numero 108 Fiorini Gabriele, sarà a 4 punti, un punto lo ha conquistato il concorrente 267 Borsani, che sale ufficiosamente in vetta alla classifica con 6 punti. Adesso spalle 3 atleti con 4 punti, Serra Luca, Manzoni Simone e Fiorini Gabriele, quindi decisiva la volata finale che abbiamo vissuto in